Carissimi amici della Prova Anatomia, buona domenica e oggi siamo un po' in ritardo, ma dovete un po' di più. E oggi rasatura, devo di nuovo chiedere scusa all'amico che mi aveva chiesto di provare il Rockwell 6S, ma era un rasoio nuovo e volevo condividerlo con voi. Non solo un rasoio, ma tutto una serie di prodotti fatti dal Drughè che non è altro che Andrea Raffaldi. Lo chef di Milano che è appassionato di rasatura, che si è anche inventato un rasoio che viene proposto così. Io ne ho questo subito il primo, ce n'erano 5, mi sembra, se mi corregga Andrea se sbaglio. Single edge, quindi in acciaio C4. Io cosa ho fatto? Siccome la testa è molto pesante, lavorata artigianalmente, quindi anche lui dice regolabile, nel senso che si può addirittura settare l'esposizione della rama col movimento dell'allineamento del pettine. Io ho voluto mettere, siccome così è molto sbilanciato sul manico, sulla testa, un manico d'acciaio, questo è un manico di lega, no? E ho preso, che ho trovato veramente azzeccato per l'abbinamento, il Win Rose. La rosa dei 20, mi pare che questo qua sia il K2. Comunque l'acciaio alla fine viene fuori una bestia a 150 grammi e viene fuori un rasoio, insomma, bilanciato diversamente, vediamo come funziona. Comunque un rasoio molto, molto esposto, molto, vedete come artigianale, andate dalla lavorazione. Allora, dormiamo con ok, Captain. Quindi The Commander si chiama il rasoio, eh? Eccolo qua. Lame chirurgiche della Kai, che andiamo a posizionare su questo pettine pesantissimo. Ecco qua, vedete? Guardate i segni della lavorazione, si vedono, spero si vedano. Questo è un rasoio che. E cerchiamo di spostare indietro la testa per dare una esposizione delicata, tra virgolette delicata, perché. Ecco qua, testa indietro. Comunque, non scherzo lo stesso, ragazzi. Spero che si veda qualcosa, ma è ben esposto. Allora, pennello è un altro pennello che mi ha mandato da provare la DS Cosmetic, il Bamboo Gel Tip. Guardate qua, sembra col manico che sembra una canna di bambù verde e anche la scritta diversa dal solito con la pianta di bambù. Il ciuffo è gel tip tasso, che è stato già rodato, ma chiaramente il gel tip è molto molto folto, quindi è anche di difficile rodaggio, comunque molto elastico per la quantità di peli e per il trattamento che il ciuffo subisce. Allora, sapone, questo me l'ha regalato il Drughè, il suo, l'ho fatta io la confezione, perché lui lo manda nei sacchettini. Bayroom, vedete che c'è anche l'etichetta fatta un po' così, insomma. Allora, iniziamo a bagnare il viso e speriamo di non ammazzarci, ma barba di 3 giorni e mezzo. La prossima settimana lo proviamo sì, cos'è? Il roba con quello lì. Allora, S6, magari con pettine 3. Iniziamo a prelevare il sapone del Drughè, che
carico di tallo, sembra che abbia tre tipi di tallo, non lo so. Poi l'ho spiegato bene lui una volta, ma io non mi ricordo più. Comunque, tallo a manetta, che lui ricava dagli ingredienti naturali. Io ho visto anche nelle foto del tallo prodotto dal rognone addirittura. Vedete come si preleva bene e la crema proprio, perché il tallo dà questo senso cremoso. Il rum è molto evidente. Come sentore. Un po' d'acqua. Lo taglio in viso oggi. Con il gel tip di Essence Cosmetics che ho messo bagnato per la notte. Un pochettino di acqua. Direi che ci siamo. Sciacquiamo le mani. Le commander con manico Winrose. Andiamo. Si sente la lama. Questo nasce proprio cattivello, eh. È una ghigliottina, sicuramente perché mi ha sradicato con il primo passaggio una barbarità di 3 giorni e mezzo. Guardate qua. Un rischio di taglio altissimo, eh. Rasoio che però mi sembra che sia abbastanza efficace. Io l'ho usato già 2 o 3 volte. Dato il pelo è andato e con il pelo mi sa che mi ha dato via tutto. In teoria potrei gettarmi qua. Ma facciamo ovviamente il secondo passaggio.
dicevo, io l'ho usato già altre volte, la col manico originale fornito con il rasoio, forse, ripeto, il bilanciamento è troppo sulla testa e può creare delle difficoltà al rasatore, ma con il manico in acciaio che ho preso, che ho aggiunto e che ho suggerito anche ad Andrea di aggiungere, il peso si bilancia e è più gestibile. Se no, non so se lui li abbia finiti, perché non l'ho acquistato io, non sono più 5. Poi magari potete chiedere, chiederete nella chat di Telegram nostra. Quindi se qualcuno volesse interessarsi a questa cosa, basta chiedere a lui. Molto piacevole questo tallovato, questo bei rum, questa crema proprio. Obliquo. Qui veramente si va in profondità oltre ogni limite. Silenzio perché un po' di concentrazione ci va, qua. Però devo dire che il risultato è notevole. Facciamo ancora un contropelo proprio per. Ma non ti trovo più niente, ragazzi. Per sfizio. Leggero, quindi non allungato molto con acqua. Un contropelo dal Svizzera. Passate lunghe. Qui scorre molto bene anche perché non c'è più veramente nulla.
Allora. Perfetto. Allora, sciacquiamo tutto, sciacquiamo il viso. E andiamo a tamponare. Oh sì. Non c'è veramente più nulla. Ha polverizzato proprio tutto e c'è un campo da biliardo, praticamente, un tavolo da biliardo. Chiaro che ci vuole una certa mano, eh? Non è che adesso è un rasoio che non scherza, quindi. Allora, dopo barba, guardate qua. Bay room. Qui sono tipo 90 gradi di alcol, cioè è una roba assolutamente artigianale. Vedete che qui anch'io sono io che ho applicato l'etichetta, perché in realtà non è. Drughet Splash Bay Room più lime. Gradi di dopobarba. E beh, questo veramente, penso che si possa veramente dire che è rum, arrosato puro con. Brucia perché fa tantissimi gradi, però più di tutto. Bene, allora facciamo un po' un riepilogo. Il Bay Room che io ho confezionato, è arrivato in una busta, è il Dopo Barba Splash, che brucia ancora adesso, del Drughè, prodotti crudi, prodotti artigianali veramente, nel senso fatti proprio con le sue mani, e sarebbe molto validi perché soprattutto il sapore è molto tallo, insomma, molto sego. La parola tallo, quindi il grasso, questo grasso protegge molto bene, crea una crema, uno strato protettivo molto notevole, insomma. E il dopo barba poi è una bomba, cioè proprio una roba che chiude completamente qualsiasi cosa, qualsiasi poro rimasto aperto, perché fa 90 gradi, credo, cioè, non ce lo dirà lui, ma è una roba allucinante come gradazione. Ed è piacevole perché sa proprio di rum. Pennello che mi ha regalato la TS Cosmetic per provarlo, insieme a quello che poi è stato un pennello degli amici a proposito mia di maiale, che in realtà non è una novità perché il ciuffo gel tip lo conoscevamo già. La novità è il manico bambù con questa scritta di Essence Cosmetics sopra l'albero di bambù. Effettivamente è un manico che si adatta bene al montaggio sia in cintura che in viso, è abbastanza lungo ma non troppo, e ha questa forma che lo rende ben impugnabile. Ciuffo gel tip lo conosciamo, è un ciuffo molto folto, trattato in maniera particolare, quindi le punte sono morbide ma compatte, insomma, elastiche, non cedono, e si adatta anche questo ciuffo sia a un montaggio in viso che anche in ciotola. Non ha perso un pelo questo, da quando, ma sia questo che quello che avevo prima, normale, diciamo, senza manico bambù. Diese Cosmetic bambù, cioè il tip. E poi passiamo al protagonista, diciamo, della rasatura, che è sempre il rasoio, almeno per come la vedo io. E qui stiamo parlando di una versione customizzata, diciamo, del The Commander del Drughè. Allora, sì, così è un'arma da guerra, un'arma da guerra che nelle mani di un rasatore esperto
regala appunto una rasatura perfetta. Deve piacere il single edge, deve piacere il tipo di rasatura, che non è una rasatura, diciamo, da fare ad occhi chiusi, oppure quella che si può fare con un Edwin Jagger, per capirci, una rasatura che richiede un certo tipo di concentrazione. E con questo settaggio, con questo manico d'acciaio, rasoio pesante, insomma, a me sinceramente piace, però mi rendo conto che può anche risultare difficile da utilizzare per chi magari non ha molta esperienza, questo significa dirlo. Però il lavoro che è stato fatto è un lavoro artigianale, vedete anche che non è perfetto delle volte, no? C'è anche nella allineamento c'è magari un millimetro di differenza, però l'efficacia è garantita. Nonostante il fatto che vi ha messo la testa completamente tutto indietro per tentare di renderlo più dolce possibile. Quindi, The Commander del Drughè. Bene, io vi ringrazio, vi auguro buona domenica e ci vediamo domenica prossima con un'altra natura. Buona domenica.